Filastrocca sul coronavirus, coronavirus di Roberto Piumini. Che cos'è che in aria vola? C'è qualcosa che non so. Come va e non si va a scuola? Ora ne parliamo un po'. Virus porta la corona, ma di certo non è un re e nemmeno una persona. Ma allora che cos'è? È un tipaccio piccolino, così piccolo che proprio per vederlo da vicino devi avere il microscopio. È un tipetto velenoso che mal fermo se ne sta. Imminente, dispettoso, vuole andarsene qua e là, è invisibile e leggero e pericolosamente microscopico, guerriero, vuole entrare nella gente, ma la gente siamo noi, io, te e tutte le persone, ma io posso e anche tu puoi lasciar fuori quel briccone. Se ti scappa uno starnuto, starnutisci nel tuo braccio, stoppa il volo di quel brutto. Tu lo fai e anch'io lo faccio. Quando esci, appena torni, va a lavare le tue mani. Ogni volta, tutti i giorni, non solo oggi, anche domani. Lava con acqua e sapone, lava a lungo e con cura. E così, se c'è il birbone, va giù con la sciacquatura. Non toccare le dita, la tua bocca, il naso, gli occhi. Non che sia così proibita, ma però è meglio che non tocchi. Quando incontri della gente, rimanente un po' lontani, si può stare allegramente senza stringersi le mani. Baci e abbracci, non li dare finché in giro quel tipaccio. È prudente rimandare ogni bacio e ogni abbraccio. C'è qualcuno mascherato, ma non è per carnevale, e non è un bandito armato che ti vuole far del male. È una maschera gentile per filtrare il suo respiro, perché quel tipaccio vile se ne vada meno in giro. E fin quando quel tipaccio se ne vada dannoso in giro, caro amico, sai che faccio? Io in casa mi ritiro. È un'idea straordinaria, dato che è chiusa la scuola, fino a che fuori nell'aria quel tipaccio gira e vola. E gli amici e i parenti, anche in casa stando fermo, tu li vedi e li senti stati insieme sullo schermo. Chi si vuole bene può mantenere una distanza, baci e abbracci adesso no, ma parole in abbondanza. Le parole sono doni, sono semi da mandare, perché sono semi buoni a chi noi vogliamo amare. Io, tu e tutta la gente con prudenza, attenzione, batteremo certamente l'antipatico birbone. E magari quando avremo superato questa prova, tutti insieme impareremo una vita saggia e nuova. Ciao!